Quello che ci stupisce è che ieri il governo abbia smentito, almeno nelle dichiarazioni che abbiamo letto, quello che era l'accordo che noi abbiamo firmato nel 2010. Noi come FIOM l'abbiamo firmato soffrendo perché non credevamo desse prospettive certe. Questa è la realtà, purtroppo NCA nella volontà di Invitalia del governo c'è l'alienazione del cantiere, la messa in vendita, aprire ai privati, aprire, non si sa neanche bene quali siano gli obiettivi che si pone il governo. Noi ovviamente su questa posizione rimaniamo fermi, che deve rimanere cantieristica navale e pubblico, perché senza il pubblico non si possono produrre navi. Di Eaton invece non si è ancora parlato. No, Eaton ieri si è fatto semplicemente un approccio per quello che era il percorso già recepito e già condiviso con il governo all'ultimo tavolo fatto. Io credo che gli impegni che ieri si sono comunque toccati siano quelli che ci siamo sempre detti, c'è l'impegno del territorio, c'è l'impegno del comune, della provincia, c'è l'impegno della regione. Dobbiamo semplicemente accelerare la conoscenza dei progetti, dei veri interessati alle aree, per fare un ragionamento il più breve tempo possibile dell'industrializzazione, perché ora comincia un momento drammatico, la disoccupazione reale. Non c'è più la cassa integrazione, siamo lavoratori che a vario titolo per l'anzianità avranno 1 anno, 2 anni o tre. L'assessore Baldini dice cominciamo a valutare soluzioni locali. Ma io sono convinto che Baldini sia comunque una persona che conosce le dinamiche del territorio. Vorrei capire a cosa si riferisce, noi proposte locali non ne conosciamo.